Buongiorno, ben arrivati. Ringrazio tutti i presenti perché l'incontro di oggi è un po' particolare, sicuramente unusual, come si dice, perché è un format di cui dobbiamo moltissimo, diciamo, la genesi al Mino Lanfrunconi e associati, perché diciamo, ci consente di mettere l'attenzione su un tema nell'ambito del genere di intrattenimento, un tema con il quale chi di noi fa questo lavoro si è trovato in più di un'occasione, e tra quanti di voi si trova in questa occasione ce n'è anche uno che si sta sedendo in questo momento, che è Andrea Sassano, direttore dell'Orsay Televisivi TV, di cui ringrazio per la presenza, perché ci siamo trovati anche con lui in varie occasioni per parlare proprio del tema, cioè la tutela del format, le prospettive di regolamentazione, perché sappiamo che nel nostro lavoro, diciamo, la tutela del format, a partire dallo schema o dal cosiddetto paper format, o da tutte le situazioni nelle quali ci si trova inizialmente, con il proliferare dei programmi, dei canali, può dare ovviamente adito a vari problemi. Personalmente mi ricordo che nel tema della tutela del format, mi sono imbattuto negli anni scorsi, prima di occuparmi della pettina, nella prima vita del Rai, di alcuni casi. Uno mi ricordo che guardava Ballando con le Stelle, di uno che si era trovato con Baila, con appunto, un programma che era molto 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 vicino, molto simile, sul quale sicuramente ci sono state una serie di dispute. Mi ricordo di Lascio una canzone, altro programma della Rai che aveva ovviamente in Mediaset successivamente un analogo programma. Una cosa un po' più recente, se ricordate, era la disputa tra Tusik e Vales e Got Talent, quando Got Talent è passato da Canale 5 a Sky. Ma ne cito tre, ma insieme a questi tre ce ne sono tanti altri che ovviamente voi conoscete. Quindi diciamo, oggi il nostro compito è, come presidente dell'Associazione dei produttori televisivi, sono felicissimo di questa iniziativa che quando ci fu proposto, ovviamente, alla quale abbiamo aderito veramente con gioia, è quello di parlarne, ma parlare in modo non convenzionale, quindi attraverso la rappresentazione di un caso. Non è un caso reale, ovviamente, quindi, diciamo, il caso di cui si parlerà tra poco, viene spiegato, è un caso inventato appositamente, ma che ovviamente ha tutte quelle caratteristiche di sviluppo che hanno casi del genere. Per parlarne qua con noi, ovviamente, intanto la prima persona che ci rappresenterà lo stato generale è Axel Fiacco, eccolo qua, buongiorno, ben arrivato, professore della Cattolica, analisi format, storia tecnica della televisione, anche in varie tra i fondatori di Informaz, diciamo, quindi sicuramente una delle persone più informate dei fatti, visto che di questo stiamo parlando, ma proprio per questo avremo anche, perché la cosa è molto seria, un collegio giudicante presieduto da un'autorità, a proposito, lo dico sinceramente, che è il professor Alberto Cammino, professore ordinario di diritto privato. Ovviamente le cose non si fanno seriamente o non si fanno, quindi ovviamente ringraziamo moltissimo il professor Cammino per aver accettato il nostro invito. Le due avvocatesse, diciamo, che ci condurranno per mano a questa avventura sono l'avvocato Mariangela Viuzzi da una parte e l'avvocato Federica Lina dall'altra, che quindi ci guideranno in questo percorso. C'è una giuria, Antonella Barbieri, Marcello Lores, Mario Morelli, Laura Ciccolini, tutti i colleghi, ci troviamo a volte anche in riunioni, in sedi su temi ovviamente di interesse comune, e saremo tutti quanti coinvolti. Visto, tra poco vi ha spiegato meglio, abbiamo dato dei gettoni, questi gettoni non li potete portare fuori dal maxi, dovete usare qua dentro, e tra poco vi verrà anche spiegato in che modo. Dopodiché ci sarà una pausa nella quale la dottoressa Bianca Rosert della FRAPA, Format Recognition and Protection Association, l'ho chiesto perché onestamente non ero preparatissimo su questa grande associazione olandese, nell'attesa della decisione ovviamente farà con noi un punto. Intorno a mezzogiorno ci sarà la decisione del caso, a cui tutti
potete partecipare anche con il voto, la lettura del dispositivo e ovviamente le ultime considerazioni.